got a picture of a glorious day, a sunny afternoon, somewhere with a view, and I don't care what it's all about, as long as I'm with you. Quando entro in uscita non c'è più per nessuno. Osservate il portamento, ammirate l'andatura, la mia tecnica geniale per incutervi paura. Che musical sarebbe se non ci fossi io, che mi son sacrificato nella parte di cattivo. Bambino che non voleva crescere ci dà il benvenuto, il liceo Puglia e Pennisi, licei Puglia e Pennisi, liceo classico, liceo scientifico, vi danno il benvenuto a questa serata. Innanzitutto ringraziamo subito Rosario Finocchiaro, Alfred Massimino, Sebi D'Urso, Marilena Di Salvo, Alice Dominici, Marco Russo, Claudia Certamore, se non mi sono sbagliata, per questo benvenuto in musica, in allegria che vi hanno dato stasera. Grazie. Questa serata è il frutto e il risultato di una nostra iniziativa per la quale innanzitutto dobbiamo tutto alla nostra dirigente, la nostra preside, professoressa Elisa Colella, che ringrazio in prima persona per questa sua scelta, per questa organizzazione, che ha l'obiettivo fondamentale di dare il benvenuto a tutti i ragazzi che quest'anno hanno scelto di iscriversi ai licei Puglia e Pennisi, liceo classico e liceo scientifico, nelle due sedi di Acireale e da Cipona Corsi. Per darvi il benvenuto abbiamo pensato a questa festa, un momento di gioia, di condivisione, in cui vogliamo farvi entrare con appunto un sentimento di grande accoglienza in una comunità che è una grande famiglia allargata, che è quella del Puglia e Pennisi, di tradizione ormai ultra centenaria, sono 130 anni di storia sulle nostre spalle. Abbiamo portato nei concorsi in cui siamo stati premiati, quindi faremo un canone swing di un compositore olandese in realtà, e poi uno spirito alla tre voci, Here Comes Jesus. Buon ascolto. I just wanna sing the gospel all of my days. That's what I want. I just wanna sing the gospel all of my days. That's what I want. I just wanna sing the gospel all of my days. That's what I want. I just wanna sing the gospel all of my days. That's what I want. I just wanna sing the gospel all of my days. That's what I want. I want.
Giuseppina Tidona, la nostra collega del liceo scientifico, consegnerà il premio ad uno dei pluripremiati di questa sera, Mario Presti. C'è Mario Presti? Eccolo, arriva. Benvenuto. E tra l'altro, se mi permettete, ho il piacere personale di accoglierlo perché è un mio carissimo alunno. Allora, se... Sì, buonasera a tutti, benvenuti. Io sono veramente lieta di consegnare, onorata di consegnare questa medaglia al nostro alunno, ormai ex alunno, perché è avviato verso altre mete, ha concluso da poco il percorso liceale. Questo ragazzo ha accolto molte sfide, sia in campo scientifico che umanistico, come si vedrà più avanti. È un ragazzo che si è impegnato tanto, l'anno scorso ha partecipato alle gare, alle Olimpiadi di Biologia, con risultati brillanti. D'altronde la nostra scuola, la nostra istituzione partecipa alle varie gare perché è importante che i ragazzi sappiano mettersi in gioco e confrontarsi soprattutto con gli altri ragazzi, studenti delle altre realtà scolastiche. Questo per me, per noi, ha una grande valenza formativa, quindi consegno veramente con piacere questa medaglia. E so che hai superato, forse hai superato, no? Ho notizie che ha superato il test di accesso per medicina. Bene, complimenti. Con risultati eccezionali, però l'anno scorso già abbiamo parlato, io ho detto tu sarai medico e curerai i miei acciacchi e si sta verificando. Va bene,
Vabbè, sì. Buonasera. Grazie ancora a Giuseppina Tidona e alla collega Sant'Angelo. Grazie ragazzi. Non odiarmi, consorte di Ettore. Vengo a riferirti contro voglia le ultime decisioni dei greci. Cosa c'è? Il tuo premio è minaccioso. Questo bambino... hanno deciso... Come faccio a dirtelo? Avrà un padrone diverso dal mio. No. Nessun Acheo sarà il suo padrone. Ma poi non erano qui, come una sorta di relitto. Non trovo le parole per informarti sul peggio. Mi piace la tua delicatezza. Ma non con negative notizie. Uccideranno tuo figlio. No! Dio mio, che dai il mare! I greci, dell'assemblea dei greci, ha vinto la proposta di Odisseo. Di fronte a questo sono nulla le mie nozze! Di non allevare il figlio di un troiano. Spero che lo stesso possa succedere anche ai suoi di figli. E di gettarlo giù dalle mura di Troia. Lo addormenta nella culla. E io l'ho affidato al mare, che lui si salvi o vada perduto e mai più non ritorni da me. L'hanno detto giù nelle cucine, la voce ha risalito le scale. E tutta la casa ora lo sa, ieri notte è morto un bambino. Me lo diceva sempre mia madre, quando a sé lei mi stringeva. Delle terre che avrei viaggiato, della sorte che avrei avuto, addormentato nella culla, e io l'ho affidato al mare, che lui si salvi o vada perduto e mai più non ritorni. Per la consulenza musicale ringraziamo Tommaso Guzzone, che ha curato sia il bambino che non voleva crescere che le troiane per noi. Fin da piccola le era sempre piaciuto scrivere. Ha sempre considerato questa modesta attività piacevole, rilassante e spesso liberatoria, quasi catartica. La scrittura, diceva spesso alla sorella minore, è una delle più alte espressioni dell'animo e dell'intelligenza umana, ed in quanto tale è uno dei mezzi che l'uomo usa per poter essere libero, per sciogliere consapevolmente le catene che la paura usa per ancorarlo. Complimenti. E allora ci abbiamo lentamente verso la fine, verso i momenti anche un po' più decisivi di questa serata, quelli per i quali anche è stata pensata questa serata. Gli antichi dicevano dulcis in fundo. Io vi getto un po' una proposta, una domanda, una questione. Voi riuscite a immaginare che cosa succede se la forza di due vulcani si unisce, se la forza del Vesuvio si unisce a quella dell'Etna, se una dirigente di origini campane viene a lavorare qui in Sicilia alle pendici dell'Etna, fa del nostro liceo qualcosa di esplosivo. Elisa Colella, il nostro presidente. Venga, presentazione eccezionale.
Bene, buonasera a tutti. Quest'onda di emozione e di gioia che ha caratterizzato questa ora, quest'ora e mezza che siamo qui tutti insieme è veramente qualcosa di unico, di nuovo, di, e spero di ripetibile, non di irripetibile. Io sono veramente contenta che voi tutti siate qui con noi, che abbiate accolto l'invito di venire a dare il benvenuto alle nostre nuove matricole. Benvenuto che abbiamo voluto dare in questo luogo così caro alla città di Acireale. La Villa Belvedere è una villa antica, quasi quanto il nostro liceo, ha qualche anno in più del nostro liceo, che come tutti voi sapete quest'anno ha festeggiato il suo 130° anniversario. Voi ragazzi, io auguro di trovarvi bene con noi e di non dimenticarvi mai perché avete scelto di studiare ad un liceo classico e un liceo scientifico. Auguro che a voi tutti il successo che vi meritate, alle vostre famiglie, di poter realizzare il sogno che per loro rappresentate. Mettetecela tutta, noi ce la mettiamo tutta, come voi avete potuto vedere, e io sono veramente orgogliosa di essere a capo di questa squadra che avete potuto rendere conto, vi siete resi conto che è una squadra molto numerosa. Grazie a voi, grazie professore Schembra, grazie professore Sapitino. Io sono ogni giorno in gioia e in festa con loro. Quello che voi state vedendo non è un'occasione speciale, è quello che accade ogni giorno nella nostra scuola. Grazie a tutti e in particolare io oggi ho l'onore di premiare e ringraziare i nostri scientisti. Quest'anno è stato un anno molto particolare, i nostri scientisti sono stati veramente tanti, più degli scorsi anni, non soltanto perché abbiamo avuto anche gli 800 nel nostro liceo scientifico, ma soprattutto perché abbiamo confermato e lievitato i nostri scientisti e le nostre lodi. 25 in tutto, con 5 lodi. Incredibile, ma vero. Bene ragazzi, allora per l'ultima volta vi dico veramente benvenuti, benvenuti in questa grande famiglia. Noi vi vogliamo accogliere tutti i colleghi presenti. Giussi, deve essere una festa per tutti. Rosaria Arcifa, scientifico tutti. Dunque, chi vedo? Vedo Cettina Gagliano. Scusatemi se non vi vedo tutti, io sono completamente... Il nostro direttore, c'è Gota, Barbara Condorelli, il nostro aiutami, i colleghi di educazione fisica, la collega Schifano, il collega Costa, collega Gullotta, storia e filosofia, rappresentato anche il nostro dipartimento di storia e filosofia, collega Sciacca, aiutatemi, chi vedo, chi è presente, la professoressa Manusè, una colonna del liceo Pugli e Pennisi, professore Tomaselli, un'altra colonna portante, un pilastro di storia e filosofia, aiutatemi ancora, chi vedo? Professore San Filippo, qua il nostro fotografo. La professoressa Tomaselli può venire con noi, può venire. Anche il professore Nino Faro, Nino Faro, scusa, professore. Posso dire una cosa, anche se c'è stata per pochissimo tempo, che è stata validissima. La professoressa Giurato se n'è andata. Ah, mannaggia. Siete da scalzo, arriva. Diamo un finale strepitoso, non andate via! Professoressa Magnasco, qua subito! Sì, Alcmane, però vi prego di una... vi faccio una preghiera veramente accorata. Ci vuole un silenzio assoluto. Altrimenti si perde la magia del momento. Poi dopo ci salutiamo. Grazie. Scusami Rocco, con questo noi concludiamo la nostra serata e vi ricordo, cioè ve lo dico, non vi ricordo, che alle vostre spalle abbiamo anche offerto così un piccolissimo rinfresco dolce, quindi prima di andare via prendete una fetta di dolce offerto sempre dagli insegnanti dei Gulli e Pennisi, qualcosa da bere. E vi ringraziamo veramente, adesso godiamoci quest'ultimo momento che è di un valore assoluto.
Buona serata. Faite kai farangas. Proneste kai haradrai. Fiula ferpetosa trefei melena e gaia. Feresto rescoioi kai genos melissan. Kai knoda lembente si por fiureas halos. Eudusi, doionon, fiula, taniupter jugon. Dormono le grandi cime dei monti e i dirupi e le balze e i muti letti dei torrenti. Dormono quanti strisciano animali sopra la terra nera e le fiere montane e le famiglie delle api. Dormono i mostri giù nel buio ceruleo mare. Dormono gli uccelli dalle lunghe ali distese. Eudusi, doreum coriufaite kai farangas. Proneste kai haradrei. Fiula ferpetosa trefei melena gaia. Feresto rescoioi kai genos melissan. Kai gnoda lembente si por fiureas halos. Eudusi, doionon, fiula, taniupter jugon.